tutto un cambio di paradigma culturale ed economico. Portare avanti gli obiettivi degli accordi di Parigi del 2015 per azzerare le emissioni entro il 2050, dismettere l'uso dei carbon fossili. Greta Thunberg, un'adolescente svedese di 16 anni, diventata simbolo globale della lotta contro il cambiamento climatico. Greta, che è affetta da sindrome di Asperger, incalza politici adulti sul peso che stanno lasciando sui bambini, togliendo loro il futuro. Ha detto alla platea dell'ultima conferenza per il clima: la nostra biosfera viene sacrificata perché i ricchi in paesi come il mio possano vivere nel lusso. Nel 2078 festeggerò il mio 75esimo compleanno. Se avrò bambini, forse quel giorno mi chiederanno di voi. Mi diranno perché non avete fatto tutto il possibile quando ancora c'era tempo per agire. È arrivato il tempo, non più rimandabile, per salvare il nostro pianeta e cogliere nuove opportunità. Bene, io voglio ringraziare perché questo video l'abbiamo realizzato in tre. Io ho scritto il testo, la voce fuori campo è mia. Appunto, sono arrivata su Lungarno Colombo con il profumo di resina e vedere la devastazione appunto dei pini caduti, ma anche poi dall'elicottero vedere tutto il parco dell'Anconella, quindi con quegli alberi a terra che sembravano veramente dei cristini, il senso di frustrazione e di impotenza, però non mi dimenticherò neanche mai la reazione. Funziona se il sistema funziona, nel senso che ognuno fa la sua